Puntata di Polifemo, l'occhio di Abate, di venerdì 22 luglio, ore 21, Delta TV, canale 78 del digitale terrestre. Ci occupiamo delle problematiche del commercio a Taranto. Quante spine e quante poche russe. Ospiti davvero interessanti, a cominciare da Tiziano Ricci, rappresenta la categoria dei ristoratori per Casartigiani. Ricci, tanti input, tante proposte, tante problematiche sollevate da voi operatori del settore, però l'amministrazione sembra rappresentare un muro di gomma. Finora tante risposte, tante domande non hanno ricevuto risposta. Cercheremo di sfondare anche quel muro di gomma per creare una linea di dialogo, perché è importante per il commercio della nostra città, quello è sicuro. Tante esperienze che lei ha maturato all'estero potrebbero essere così importate, trasportate sul territorio tarantino. Bisogna impegnarsi per farlo e non può farlo solo una singola persona, ma ci vuole collaborazione da parte di tutti. Coesione da parte di tutti. L'avvocato Mimmo Lardiello, coordinatore dei giovani di Forza Italia. Taranto sembra quasi un deserto quanto ad iniziative culturali e anche a eventi, per non parlare poi dei disservizi. Penso alla città carica di rifiuti, ai cassonetti traboccanti la domenica. Come si fa, Lardiello, a promuovere il commercio, a far crescere le attività commerciali in questo contesto? Non mettendo ostacoli, ma invece trovando canali di favore per quelle che sono le iniziative che possono competere a un'amministrazione che deve dare impulso, ma soprattutto entusiasmo e passione a tanti tarantini che investono nonostante tutto. Ne abbiamo un esempio qui alla mia sinistra, ma che purtroppo quando arrivano sul campo trovano ostacoli e non agevolazioni. Bisogna che si cambi rotta, perché questa è una città che può davvero dare tanto. Dottor Jonathan Scasciamacchia, assessore del Comune di Taranto alle attività produttive. Scasciamacchia, è vero che voi dell'amministrazione non ascoltate i commercianti? Diciamo che non è vero, anche perché con le associazioni di categoria cerchiamo ogni volta di unirci, ma soprattutto anche di condividere un percorso, uno dei percorsi che sta per essere concluso. Confcommercio e Casartigiani non la pensano. Diciamo che non è vero, perché in realtà anche con Confartigianato e con Casartigiani e con Confcommercio in questi ultimi mesi e settimane stiamo redigendo il nuovo regolamento dei Deors, dove in realtà è frutto di un lavoro di squadra. Questi cordoli rompiscatole, diciamo, un'altra penalizzazione per i commercianti. Cordoli che sicuramente ripristinano il traffico veicolare dei bus, però diciamo che è una soluzione che andava studiata meglio, un decremento, non imposta, non calata le decisioni calate dall'alto non vanno. Diciamo bene. Che è una sperimentazione che potrebbe sicuramente trovare dei nuovi risvolti, ma sicuramente questo deve essere non a danno dell'azienda pubblica dell'AMAT, la quale bisogna, ha necessità di portare avanti il percorso relativo al servizio pubblico. Questo diciamo nella prima parte di Polifemo, poi nella seconda parte Polifemo si trasferisce a Leporano, stiamo seguendo gli eventi di Restate a Leporano, 19ª edizione dell'estate leporanese, una serie veramente infinita di eventi per tutti i gusti, ogni sera c'è un evento diverso. E noi abbiamo seguito un evento, una mostra di pittura, Ionio, mare da amare. Beh, la bellezza del nostro mare immortalato in queste tele. E Leporano ha voluto valorizzare questi artisti. E poi anche, sempre nell'ambito dell'estate leporanese, un evento musicale, un concerto jazz di alto livello, di alto profilo, con interpreti di caratura internazionale, e per questo bisogna ringraziare l'amministrazione comunale e lo Ionio Jazz, arte e cultura. E allora mettetevi comodi davanti al teleschermo, belli comodi in poltrona, Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, ore 21, e non dimenticatelo mai,
non è venerdì se non c'è Polifemo. Polifemo, l'informazione libera della città. Buona visione.